Questa sera realizza un sogno che ha coltivato segretamente per tutta la vita: dirigere un'orchestra. E dirigere non una musica qualsiasi, ma quella musica che ha caratterizzato alcuni dei momenti più importanti della sua vita: l'intermezzo di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e ancor prima Johann Sebastian Bach. Consapevole di tutti i limiti che un ingegnere, un imprenditore può avere nell'assumersi il difficilissimo compito della direzione di un'orchestra, sale sul palco con l'umiltà di chi non ha fatto della musica la sua professione, ma l'intima essenza della sua vita. Si è lungamente preparato e ha studiato per diversi mesi con i maestri che lo accompagnano in questa serata così speciale, in cui ricordiamo soprattutto chi non è seduto qui con noi, in questa bellissima cornice, ma ci guarda dal cielo. Cercherà di trasmettere tutta l'emozione di un figlio che ha ascoltato e riascoltato queste note durante gli ultimi anni di vita del padre e della madre, che ne avevano fatto quasi un canto d'addio. Signore e signori, ecco a voi l'eccentrico, poliedrico, instancabile, direttorissimo, Andrea Bricchi.